Giorno 4. So, we made it to day 4. Yep, we sure did. Siamo già a metà Indeed. settimana. Wait, what? Did you not get the memo? You see, the Reapers game goes for 7 days, full week, and today marks day 4. Did you miss that big broadcast the other day? No, non ho I visto nulla. didn't. Nor did I ask you for an explanation. Ouch, that was frosty. So how much do you know about the game? Very little. Nulla. I met a so-called Reaper, who gave a rather extensive exegesis. At which point my cognitive powers began to fail me. No. Oh. T'was not my only misfortune either. There I was, menu researched, order decided, shop location bookmarked. I had even vowed to retire to my dorm early lest I inadvertently oversleep. Dorm? Like college dorm? Is there any other kind? Nope, not that I'm aware of. She's older than us? Oh no. Based upon your reactions just now, I presume you two to be younger than Oh I? no, ci ha Yeah, sgamato. pretty sure. As I suspected. But let that not encumber our interactions. Oh. For I am little more than a Lilliputian lover of Alestra. A wretched Non l'avrei bearer mai of his detto. radiance, Lord Tormonami. From your pins? One and the same. A most astute observation, Lord Rindo. Doesn't he look exactly like Minamimoto? Assolutamente. I see you too have noticed the striking similarities between them. What I wouldn't give to bask in his sublimity once more. I mean, I guess he's a pretty cool guy. Speaking of, when might his lordship be No, returning? no. Hopefully sooner rather than later. I know Kanan thinks we can use the help, but is this girl really gonna do much for us? Sicuramente, The only Rindo. thing she seems to care about is the one on her phone. This sucks. I mean, I doubt she'll drag us down into last place, but I don't want to think about what'll happen to us if she does. Looks like we Ecco la got a message. missione. Yo! What the? Hi there. What's going on, Wicked Twisters? You're that guy. I got a name, you know. Don't you remember? No. No, we do. Hard to forget after you shouted it in our ears. Oh, I like your sense of humor, bro. I like it Bro. so much, I'm gonna let you discs play a little game with me. Ah, And sentiamo. what exactly would that game entail? It's easy. I give you a mission, you complete it. See? Easy. And if you really impress me, Mi then I'll faccio give you some of entrare. our points free of charge. Just like that? Why not? Your frontier discs! You got nothing but potential! Io penso che sia Oh, una and truffa. that goes for you too, little girl bro. Much Little obliged. girl, bro. I wanna see what sort of move you'll make with a little incentive. Okay, but how big of an incentive are we talking here? Oh-ho! Sounds like you're ready to play! Now, I've gotta make sure our team stays on top. So I'll set some points aside for us. The rest are yours for the taking. What do you say? That ought to at least keep you out of last place for this week, eh? What do you think, Rin, dude? Non And mi let me fido. remind you that you discs are in dead last! Think about it! The week's already half over, and right now you're getting sweat. Questo è vero. But with a little help from the Ruin Bringers, who knows? You might even manage to gain a tempo or two and shoot to the top. Long way to go. No venture, no gains, bro. Sure, but who says you can just give us points like that? Us. One of the privileges me and the gang get for winning the last game. You get to do whatever you want? To the victor goes the spoils, including the right to rewrite the rules. Ah, So, mica you're male. basically saying we don't have a choice here. I ain't saying it, just strongly implying it. So what'll it be? I don't know. It sounds fishy, but what do you think? I mean, if it'll give us a leg up. Io non mi fido. Wahoo! So, I've got this buddy, Ryoji. Upstanding guy, Ryoji of all trades. Thing is, he's developed a bit of a noise problem, so I need you to erase him for him. And how are we supposed to do that? That ain't my disc to flip, bro. Look for his little helper on Center Street. Take a scan around the board and see what you come up with. Well, your move, White! Runebringer trash, fresh from the heap. Hey, Mina Man!
We were just talking about no! you. No! Guardalo. So, apparently, Susukichi has a different game for us to play. He said it'll earn us a lot of points, so... Are these Zeptograms the ones that'll finally bring you out of hiding? Guess I'll just have to wait and see. Io non mi fido. Va bene, dobbiamo cercare il braccio destro di Ryoji, ma chi diavolo è Ryoji? E io che ne so? Nemmeno io ne ho la più pallida idea. Beh, è un amico di Susukoso, sappiamo questo. Quindi stiamo cercando l'aiutante dell'amico di un tipo che conosciamo di vista. Perfetto, adesso ho anche mal di testa. In effetti è abbastanza complicato. I personaggi aumentano troppo rapidamente per riuscire a stare al passo. Allora dovremmo fare un po' di ricerche per capire di chi si tratta. Beh, almeno conosciamo un sacco di nuova gente. Ryoji dovrebbe essere Ryoji il tuttofare, giusto? Lo dici come se ci trovasse un senso. Beh, sarà uno che sa fare più cose, no? Cavolo, non vedo l'ora di incontrarlo. Beh, sei l'unico. Beh, fretta si emoziona per cose semplici. Spulcia il tuo social. Oh! Nel menu principale usa il tasto L, vabbè, per trovare la scheda pensieri, dove potrai spulciare il tuo social network. Usa questa rete per seguire le connessioni che hai stabilito e informarti sulle persone che hai incontrato. Abilità del social network. Coltivando le amicizie con la gente che incontri per Shibuya guadagnerai punti amicizia che potrai usare per sbloccare nuove abilità e ricompense. Le ricompense includono oggetti utili e potenti abilità che ti saranno utili nel combattimento e non solo. Se dovessi trovarti a corto di PA, prova a rafforzare i legami con i tuoi conoscenti. 5 punti amicizia. Vediamoli subito allora. Rende le battaglie più difficili ma fa guadagnare più punti esperienza e varietà maggiore di spille. Beh, che dire. Chi è sta gente? Chi è sta bambina? Ah no, questa è la tizia del bar, ok. Questo è il grande capo Super Spilla. Questo è il tizio del come si chiama? Del negozio di vestiti. Un'altra Super Spilla, bene. Questa è la tizia invece dell'hamburgeria. Questa è la tizia della libreria, se riuscissi, ecco. Compra 3 oggetti, bene. Qua c'è il tizio dei Ruin Breaker. Questo voglio essere suo amico, ti giuro. Lei non mi ricordo chi è. E c'è un'altra barista. No, questa è la tizia della farmacia, ok. Mostra la barra PF sopra il nemico che stai puntando. Beh, questo potrebbe essere utile. Riorganizzati e riprova. Aggiunge l'opzione per modificare il tuo equipaggiamento dopo una sconfitta prima di ributtarti nella mischia. Ok, io ti direi di puntare a questo e a questo per ora. Iniziamo subito ad aumentare la difficoltà. Difficoltà difficile, ottimo. E... riproviamo nel caso dovessimo morire. Ottimo. Allora, vediamo se possiamo fare un giretto per i negozi prima. Ad esempio, qua è dove abbiamo incontrato Nagi l'altro giorno. Soluzioni per la casa e credo che ci venderanno questi due delle spille e questo dei vestiti. Controlliamo subito. Allora, lei vende solo cappellini. Di cui 3 su 4 già ce li abbiamo. Vendiamo le spille inutili intanto. Mi avete detto che in questo gioco non ci sono richieste particolari con le spille. Cioè nel senso non ci sarà una missione che mi chiede 50 da 100 per dire. Mi fido di voi, quindi per adesso vendo tutto quello che ho. Se poi alla fine si scopre che mi servivano, vi odierò tutti quanti. Allora, altre spille che posso vendere? No, non abbiamo altre copie di spille. Vediamo il piano terra invece. Questa mi sa che vende invece... Esatto, lo sapevo. Vende spille di materiali. Però è comodo. Però è comodo che ci sia già un negozio che vende queste spille. Andiamo un attimo al ristorante, giusto per sicurezza. Anzi, aspetta, il ristorante che c'era qua... mi sa che era quello costoso, forse. Esatto, è quello del grande capo. E ho il presentimento che a lei non piaccia nulla. No, invece mi sbagliavo. Possiamo permettercelo, ma per adesso siamo ancora troppo sazi. Magari arriviamo a zero, poi torno indietro. Il che mi fa pensare che effettivamente dovremmo vedere un po' Nagi come se la cava. Credete che ci tenga a confronto con quel rumore? Direi di sì. Ehi, non preoccuparti, Nagi, andrà tutto bene. Non mi sembra che ti stia parlando con te e riuscirà a cavarsela, sicuramente. Secondo me sì e... vediamo. Lei ha la spilla del fuoco. Ha la spilla del fuoco e non vale la pena. Potrebbe fare la curatrice per il momento, ma anche lì non vale la pena. Quindi direi di buttargliela sulla telecinesi. Farei lei e Minamimoto in carica.
mentre loro due all'assalto. E ti direi, proverei a cambiare la spilla con questa, nonostante questa qua che scoppia non è per niente male. Voglio vedere questa qui se fa più danno una volta che sale di livello. Allora, vediamo intanto gli altri ristoranti cos'è che ci offrono. Vabbè, direi che un piatto di ramen a tutti ci potrebbe stare. Nonostante a Minamimoto non gli faccia impazzire nulla di quello che c'è qui, direi di mangiare questo per adesso. Vai. Let's eat. Man, I am starving. Minamimoto non è completamente contento, ma le statistiche ti servivano ad aumentare, fratello. E Fred ha beccato un bonus sull'attacco, il che non è per nulla male. L'ha messo allo stesso livello in questo momento di Rindo. Tra l'altro Rindo è quello con le statistiche messe peggio. A parte Nagi che ha 15 di difesa, lui è quello messo peggio di tutti. Va bene, siamo iper sazi, direi che è arrivato il momento di constatare le abilità della nostra nuova compagna. Ed ecco lo squalotto. Allora, è un problema. Dov'è finito? Dai. Beccati questo. Ma quanta vita c'ha? Ha un fottio di vita. Puttanega. Che male. E ce l'abbiamo fatta. Lo squaladora ha un sacco di vita. Vabbè che abbiamo cambiato anche la difficoltà in difficile, per carità, e ci dobbiamo iniziare ad abituare a questo. Ma quanta vita. Beh dai, ce la siamo cavata più che alla grande. E sono saliti di livello le spille. Questa si evolve, va bene. Raggio della buonanotte. Minchia, quanti livelli si sono fatte ste spille? Wow. Ah, per poco. E abbiamo ottenuto anche raggio stiloso. Ah no, non l'avevo ancora impostata la difficoltà su difficile. Ah, però allora lo squalo tira. Lo squalo tira veramente allora. Pensavo di averlo cambiato, invece no. Allora, vediamo un attimo. Questo quanto fa? 167 di danno, non male. Questo invece è di ghiaccio e fa 225. Porca miseria, mica male. E non si evolve, va bene, va bene. Abbiamo capito che lui è il nostro sparo, veramente. E sai che ti dico? Fammi vedere. Ah, peccato, peccato. Speravo che anche Nagi potesse sparare, invece no. Va bene, Fred è l'unico che spara allora per il momento. Proviamo ad andare in difficile, dai. Vediamo se riesco a questo giro a cavarmela uguale. Forse tra l'altro sto attirando anche troppa attenzione. Però almeno riusciamo a salire di livello il prima possibile. Bel colpo. Bel colpo, veramente il colpo di ghiaccio. Dai Minamimoto, tiralo fuori. Bello, anche in difficile ce la stiamo già cavando. Non male. Posso dire però una cosa, e passatemi questa idea, ma è solo probabilmente a livello di trama che mi mancano probabilmente dei dettagli al momento. Ma mi sembra che i giocatori di questa versione del gioco dei demoni siano molto più deboli rispetto a quanto lo fosse Neku e gli altri. Ma magari mi sbaglio io. Magari sono io che sbaglio, perché Neku riusciva a tenere 6 spille da solo. Però dicevano anche che Neku era un portento nell'utilizzare gli psico, mentre per esempio Shiki, se la usavi in multigiocatore, usava solo 3 psico.
E invece, che ne so, Joshua usava i suoi poteri divini, per carità, quindi era come barare per lui. Quindi lui non conta propriamente in questa discussione. E Beat alla fine faceva pugni, non è che facesse altro. Quindi magari questi giocatori sono a livello dei giocatori normali, mentre Neku era veramente superiore alla media. Sono appena morto. Ero talmente preso dalla foga che sono morto. Ok, a questo giro sono arrivato alla fine. Sono stato molto più attento effettivamente. E siamo saliti anche di livello. Un bel po' di spille mi sembra che le abbiamo ottenute. Guarda Minamimoto com'è fiero. Oh, abbiamo ottenuto dei metalli rari. Wow, e abbiamo padroneggiato questa spilla. Va bene, a parte la mia disattenzione, devo dire che comunque ce la siamo cavata. Ah, abbiamo già finito il cibo, davvero? Con quel combattimento siamo già totalmente vuoti. Incredibile. Dobbiamo tornare al centro di Shibuya per prendere qualche caffè che aumenti lo stile dei nostri personaggi. Tu sei l'amico del tizio che cerca l'altro amico che cerca il tizio? Vediamo. È lui, il braccio destro di Ryoji. Mi sembra un tipo strano. Vediamo che gli passa per la testa. Accidenti, ne ho fin sopra i capelli di Ryoji. Lo so che dovrei solo spegnere il cervello e fare quello che mi chiede, ma questo è ridicolo. A cosa servono questi indovinelli? E perché dovrei essere io a prepararli? E poi non lo ammazzerebbe mica mostrare un po' di riconoscenza ogni tanto? Ah, solo a pensarci mi fa imbestialire. È sotto controllo dei rumori? La diatriba rende il tutto lampante, sono certa che sia lui. Già, è una lagna, non trovate? Dai, tirati su amico, è solo un lavoro. Credo che non basti così poco per risollevargli il morale. La sua aria indica che il male è all'opera dentro di lui. Cosa? Sono entrata nella mente di molti altri, inclusi individui simili a questo. Qualcosa di sinistro risiede nella sua mente. Qualcosa di sinistro? Non è dissimile da un rumore. Aspetta. Che sia quel problema con i rumori di cui parlava Suzukichi? Oh cavolo, può darsi. Possiamo dargli una mano in qualche modo? Considerando cosa ha fatto Nagi nella mia testa e il fatto che è in grado di difendersi contro i rumori... E se chiedessimo a Nagi di usare i suoi poteri? Se può entrare nella sua mente, forse può cancellare il rumore che si è radicato. Interessante, e dovrei farlo da sola? Non se prima vi sincronizzate! Minamimoto! Guardala com'è felice lei! Bilancia le equazioni dei vostri corpi e menti e il tuo potere aumenterà in modo esponenziale! Nobile Tomodami! I vostri punti di vista potrebbero convergere. Che vuol dire cosa? Che voi zettogrammi avete la possibilità di creare una funzione moltiplicativa. Altrimenti restate a giocare con i demoni di terzo ordine. E chissà quali sarebbero i risultati. Quella sì che è una variabile per cui vorrei risolvere. Non so come far funzionare un moltiplicatore o cosa. Quindi forse dovremmo tornare alla missione. Non so. Forse potremmo provare a... com'era... sincronizzarci. Ehi Nagi, come fai a entrare nella mente delle persone? Per cominciare eseguo un'osservazione iniziale del mio obiettivo. Quindi una scansione. Dopodiché mi appare un portale verso le loro menti. Questo a me non è mai successo. A quel punto mi è possibile entrare. Quasi come intrufolarsi in casa di qualcuno. E se scansionassimo contemporaneamente, forse conta come sincronizzarsi. Oh, ho capito. No, in realtà non ho capito, ma suona bene. Detto ciò, devo avvisarvi. La mente delle persone non è un posto piacevole. Già, anche avere qualcuno che ti entra nella testa non è il massimo. Va bene, proviamoci. Vai con l'invasione, Nagi-cha. Invasione? Sì, come quando fai invasione di campo, un campo di pensieri. Esatto, proprio così. Va bene, sincronizziamoci allora. Nagi può entrare nella mente delle persone, osservare i loro pensieri ed esorcizzare i rumori che lui possiede. Premi il tasto X vicino a una persona posseduta ed invade la sua mente. In base alla sua prestazione puoi guadagnare varie ricompense sempre se la difficoltà è impostata su normale più alta. In sostanza, se giochi in facile fai schifo. Va bene, entriamo nella sua mente. Bah, che diavolo Ryoji. È sempre dietro a farmi complimenti, ma poi che mi assegna un lavoro decente. Shall I proceed then? Invadiamolo. Livello consigliato 9 e noi siamo al 13. Beh, siamo piuttosto avanzati, no? Dai. Oh.
Perché non faccio altro che attaccare sticker per tutta la città? Puttana, che l'abbiamo già eliminato. Allora, lo psico che usa Nagi, la psico cinesi, è forte solo quando esce fuori la macchina. Ah, abbiamo anche il tempo. Allora, se riusciamo a sincronizzare Minamimoto e Nagi, riusciamo a fare uno sfacelo. Andare fiero di quello che faccio, lo so, fratello. Porca troia. Ecco fatto. Dobbiamo riuscire a trovare delle spille che quando... Ah, argento! Speravo di prendere l'oro. Peccato. Abbiamo preso... Come bronzo, ma scusami. Ah, ok. Perché abbiamo fatto argento, prendiamo sì l'argento. Cioè, se prendi il risultato, prendi anche quelli indietro. Ma era oro fino nell'istante in cui ho guardato. Che palle. Magari dovrei mettermi proprio. Non ho bisogno di dire oggi, non ne ho mai avuto. Avrei dovuto lasciarlo perdere subito quando mi ha fatto risolvere degli indovinelli per darmi il suo numero. Va bene. Ah, ma scusami. Mi sento come se improvvisamente non ho più pensieri. Sì, al diavolo questo stupido lavoro. Me ne vado. È ora di concedermi un bel pranzetto. Que? Gli è accaduto qualcosa? Gettare a terra rifiuti è un reato perseguibile della legge. Fermatevi, cosa abbiamo qui? Una nota. Signor Ryoji, tutto fare su commissione. Sembra un volantino per pubblicizzare i suoi servizi. Cos'altro dice? Si accetta ogni lavoro di ogni dimensione e complessità. Astenersi perdi tempo, controlli su nuovi clienti. Se interessati, contattateci usando la cabina telefonica vicino a Tower Records. Esistono ancora le cabine telefoniche? Non ne ho mai vista una. Nemmeno io. Potete scoprire il nostro numero risolvendo gli enigmi sparsi per Shibuya. D1, ramen ghiotto. D2, spuntini da vicolo. D3, un buco nell'incrocio. D4, il di dietro di un cane. D5, l'ingresso di un edificio giallo. D6, un'osi coperta di verde. Fine dell'elenco. Dobbiamo risolvere gli indovinelli per superare i suoi controlli, immagino. Mi sembra eccessivamente prudente sottoporre i potenziali clienti a tali prove. Sul serio, non pensavo che sarebbe stata una simile scocciatura incontrarlo. Davvero. Beh, almeno stiamo facendo dei passi avanti grazie ai poteri di Nagi. Però, che viaggio, ragazzi. È sempre così imprevedibile. Più o meno. Però ha funzionato. Allora è questo il potere di Nagi. È molto diverso dai nostri, questo è sicuro. È un mistero dopo l'altro e sembra che non finisca più. Buongiorno, Swallow. Ora non ci risponde, secondo me. Ah no, però l'ha letto. Ehi, Rindrago, hai avuto da fare ieri? Diciamo di sì. C'è una nuova arrivata. Oh, deve essere divertente. Direi di sì. Però non mi sembri molto contento. I suoi poteri sono eccezionali, ma è una tipa un po' strana. Non so tanto bene cosa pensare di lei. C'entra col nuovo gioco a cui stai giocando, giusto? La tua squadra è al completo? Non è male avere qualcuno in più se potete. E poi le abilità speciali sono sempre utili. Forse hai ragione. Dovrei darle una possibilità. Avanti, Tamarindo, troviamo quei numeri. Giusto. Shogun vuoto. Lancia una catena al bersaglio. Altre probabilità di incatenare i nemici colpiti. È stato piuttosto divertente. Cavolo, Nagicia. Ma guardati come dir sotto quel rumore. Non mi pare che stessi parlando con voi. Beh, sembra che non riesco a leggere. Vanno troppo veloce. Comunque ha detto sembra che vadano d'accordo. Secondo me qualcosa del genere. Comunque, allora, abbiamo sbloccato una nuova spilla che la può usare anche lei. Ed è un'altra spilla carica, va bene, non importa. Ed è di solo 21 più debole di quella che abbiamo, quindi usiamola. Anzi, fammi solo vedere se anche lui può. No, lui non può usarla, ovviamente. Ma ci sono anche delle missioni secondarie. A qualcuno serve aiuto dalle parti di Tipsy Tops. A qualcuno serve aiuto a Dogenzaka. A qualcuno serve aiuto dalle parti di Shibuya Ikarai.